Modellisti galattici, bentornati nella clinica del Doc. Oggi un video diverso dal solito, un video non un tutorial, ma un video più didattico che mi è stato richiesto da molte persone. Oggi infatti vi spiegherò le basi, diciamo così, della diluizione dei colori, mostrandovi qualche esempio di tecnica, diciamo così, e la diluizione del colore che serve per quella determinata tecnica. La prima, userò solo un colore, quindi il Core Red, su un pezzo di plasticard che ho premerato di bianco per migliorare un pochino la presa. Se tutto va come deve andare non dovrebbero nemmeno esserci grossi tagli nel video e dovrebbe essere abbastanza corto. Quindi, prima cosa che vi mostro è com'è il colore preso direttamente dalla boccetta. Quando prendiamo il colore straight from the pot, come si dice in inglese, è così. Vedete che è estremamente denso e che una volta asciugato creerà dei grumi che sulla nostra miniatura daranno un risultato orribile. Questo è il colore preso dalla boccetta e noi non dobbiamo mai usare i colori così. I colori infatti devono essere sempre diluiti con un pochino di acqua. Per esempio, quando vogliamo stendere una base di colore, possiamo prendere una parte di colore, questo è colore direttamente dalla boccetta, e aggiungerci giusto una punta di acqua, in modo tale da avere un colore che scorre fluido e non copre i dettagli. La cosa importante è, quando si lavora con i colori, soprattutto quelli di base, lavorare sempre sottili, quindi piuttosto diluire il colore un pochino di più, ma applicare più passate sottili così da non coprire i dettagli e avere un risultato bello omogeneo e uniforme. Quindi, questo qua è un colore per le basi. Quando invece vogliamo fare delle cose un pochino più avanzate, possiamo lavorare a velature, ovvero il colore, questo è sempre dalla boccetta, viene diluito molto di più. Quindi se prima ho aggiunto una punta, diciamo così, di pennello di acqua, a questo punto ne aggiungo un po' di più. Sono alla terza presa di acqua, diciamo così, e vedete che il colore è molto meno coprente rispetto a prima. Quello che serve per le velature, in pratica, è prendere il colore con il nostro pennello, rimuoverlo quasi del tutto su uno Scottex, e poi lavorare con strati di colore molto, molto diluiti, molto sottili, che gradualmente andranno a costruire la sfumatura. Un'altra diluizione di colore che ci torna molto utile è quella della lavatura, ovvero il colore estremamente diluito, in modo tale che questo qui sia il colore preso dalla boccetta e aggiungendo litri, diciamo così, metaforicamente, di acqua, si ottenga un colore molto molto diluito che possa scorrere nei recessi del modello. Vedete infatti che il colore è estremamente diluito. La differenza in pratica che c'è tra velatura e lavatura, da un punto di vista di gestione del pennello, sta nel fatto che quando si lavora a velature, comunque con un colore molto molto diluito, bisogna sempre scaricare il colore dal pennello per avere una migliore gestione, mentre con la lavatura non è necessario. Un'ulteriore diluizione, diciamo così, che si può usare, o meglio più che diluizione, qui si parla di tecnica, è quella del blending, quindi la sfumatura tirando il colore. Quello che facciamo adesso in pratica è prendere un pochino di colore dalla nostra boccetta, diluendola all'incirca come per un colore di base, quindi non una diluizione estrema, diciamo così, ma quello che facciamo adesso è, con il colore che è a diluizione media, tirarlo da qua.
Questa qui è la base del blending, in pratica tirando il colore mentre è ancora bagnato si creano delle sfumature, di modo tale che resti più intenso nella parte superiore e più sfumato, diluito, nella parte inferiore. Infine, un'ultima diluizione, o meglio, una non diluizione, che vi mostrerò oggi, è quella per il dry brush. Quindi, in questo caso, pennello asciutto, non serve diluizione del colore, è sufficiente prendere il colore dalla boccetta, caricarlo su un pennello da dry, ovviamente, quindi non sul vostro 000 Winsor & Newton, scaricarlo, ve lo mostro direttamente qui sotto, così da averne molto poco sulle setole, e questo qui è quanto colore serve per applicare il dry brush. Bene, questo è quanto, video più semplice, meno tutorial rispetto al solito, ma spero altrettanto utile. Come al solito, se avete idee, consigli, suggerimenti, pareri, qualunque cosa, lasciate un commento qui sotto, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ricevere aggiornamenti su tutti i nostri video, seguiteci su Instagram e Facebook, e alla prossima! Ah, dimenticavo, Doc Nico riceve solo il suo appuntamento.